serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi li completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella, raga, qua è Savix che vi parla. Allora, oggi vi porto un metodo per fare un completo mod, ragazzi, senza cose strane, e prenderemo tutto dal gioco. Vi lascio in descrizione il link per fare i Jokers neri, ragazzi. Dopodiché possiamo iniziare con il glitch. Quindi, una volta fatti i Jokers neri, ragazzi, andiamo in un qualsiasi negozio di vestiti e dovremmo indossare questa roba qua. Quindi ci dirigiamo dalla parte alta, ragazzi, e andiamo a mettere la parte sopra sportiva nera. Ok, ragazzi, questa qua, la numero 9 di 42. A questo punto, una volta messa questa maglia, ragazzi, questa felpa, possiamo andare su giubbotti da lavoro e dovremmo andare a mettere, ragazzi, quello pesca, numero, ragazzi, 43 di 75. A questo punto non ci resta altro che salvarci il completo, ragazzi, nel primo slot fondamentale, perché dopo dovremo andare a fare il merge con l'attività, ragazzi. Quindi, una volta salvato nel primo slot, andiamo di nuovo dal bancone, ragazzi, e andiamo a cercare completi tute. Una volta trovati i completi tute, ci mettiamo la prima tuta dello scienziato pazzo che ci capita tra le mani, regà. Dopodiché possiamo andare in questo punto della mappa a fare il glitch del cannocchiale. Per chi non sa cos'è il glitch del cannocchiale, ragazzi, il glitch consiste in questo: praticamente correre vicino al cannocchiale, schiacciare una volta freccia a destra e subito dopo aprire il menu interazione prima che ci faccia l'animazione. Se succede questo, ragazzi, non vi siete buggati, ovviamente. Quindi io ricorro, schiaccio freccia a destra, tengo premuto menu interazione, void play touchpad, e a questo punto andiamo a selezionare il completo che stiamo creando, ragazzi. In questa maniera andremo a mergiare la maschera della tuta col completo che stiamo creando. Adesso non ci resta altro che andare a salvare completo dal negozio di maschere, che è quello più vicino. Mi raccomando, fondamentale, sovrascrivete sempre nel primo slot, ragazzi, perché dopo, facendo il merge con l'attività, non riusciremo se no a farlo, il glitch non funzionerà. A questo punto, una volta salvato, non ci resta altro che uscire dal menu del negozio di maschere e avviare un lavoro da titano, ragazzi, tramite online, avvia attività, create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. A questo punto, una volta all'interno dell'attività, non ci resta altro che andarla a startare, ragazzi, normalmente. Quindi io vi velocizzo la clip. Una volta all'interno dell'attività non avremo più addosso il giubbino, ragazzi, da lavoro. Quindi vuol dire che sta funzionando tutto bene. Se avete la maschera in testa non ve ne frega niente. Adesso, ragazzi, ci dirigiamo dal negozio di ammunition più vicino, per esempio questo, e andiamo a salvare di nuovo il completo nel primo slot, ragazzi. Mi raccomando, è fondamentale. Quindi, una volta salvato, ragazzi, il completo nel primo slot, andiamo a quittare aprendo il telefono, cliccando una volta A e una volta X, oppure una volta X e una volta quadrato se giocate da PlayStation. Quando spawnerete in lobby, ragazzi, dovete cambiare completo, dovete mettervi il completo da cui volete prendere la cintura, ragazzi. Purtroppo su Next Gen e su Old Gen hanno patchato la possibilità di prendere il cinturone, quindi l'outfit, dalla base operativa del paramedico, ma noi ci accontentiamo anche di questa, che si può recuperare anche dall'agente ULP tramite le missioni dell'agente ULP, ragazzi. Switchate poi luci vestiario come al solito, oppure vi mettete un auricolare, quittate l'attività. Una volta spawnati diventate CEO, salite su un veicolo, fate lo switch dello stile del CEO all'interno del veicolo e quando scenderete avrete il completo. Comunque, a questo punto, ragazzi, una volta scelto il completo da cui prendere il nostro cinturone, ci facciamo invitare da un amico o startiamo noi, ragazzi, l'attività che vi lascio in descrizione, merge. Una volta all'interno della lobby, se la startate voi o il vostro amico, comunque sia, è fondamentale che mettete completi salvati, ragazzi, se no non funziona il merge.
dopodiché andiamo ad avviare l'attività. Quando saremo nella selezione dell'outfit, ragazzi, vi ricordate che vi ho fatto mettere il completo nel primo slot, perché in questa maniera noi semplicemente cliccheremo adesso una volta freccia destra, andremo a indossare il completo che abbiamo creato e andremo a startare l'attività, ragazzi. Regà, vi ricordo che per chi ha i Jokers bianchi, questo outfit si può fare anche nella versione completamente bianca. È anche molto molto bello. Scrivetemi nei commenti se volete che vi porto la versione total white. Quindi, una volta spawnati, non ci resterà altro, ragazzi, che aprire il nostro telefono e quittare l'attività. Una volta che spawneremo di nuovo in lobby, avremo il completo con cui siamo entrati nell'attività. Adesso, regà, non ci resta altro che diventare associati CEO, quindi sicuro server, ragazzi, dal menu interazione, dopodiché cercare un'auto del civile e andare su gestione del CEO e switchare sinistra e destra lo stile del CEO una volta che il motore della macchina è acceso, come vedete in alto a sinistra nella clip. Quindi vado su stile, faccio no e fondatore, torno su no, ragazzi, scendo dal veicolo e sbadabam, raga, avremo il cinturone sul nostro completo. Adesso, ragazzi, non ci resta altro che andare a fare la parte alta del completo. Quindi andiamo in un qualsiasi negozio che vende roba e andiamo a selezionare, ragazzi, il casco nero antiproiettile. Dopodiché lo andiamo a salvare sempre nel primo slot. Ormai a questo punto teniamo questo slot qua. Poi, se volete, ragazzi, una volta finito tutto, potete anche spostarlo da lì. Adesso, regà, dovremo andare a selezionare il completo dell'Arena War, che ci darà il casco, quello diciamo un po' futuristico, da mergiare insieme a quello antiproiettile. Quindi andiamo su completi Arena War e andiamo su tute aeronautica spaziali, mi pare una cosa, tute da viaggiatore spaziale, ragazzi. A questo punto vi selezionate quella nera e una volta selezionata quella nera non vi resta altro che andare di nuovo dal cannocchiale, regà. Una volta che siamo dal cannocchiale, ci bugghiamo come prima schiacciando freccia destra e aprendo il menu interazione e andiamo a selezionarci di nuovo il nostro completo. Adesso, spostandoci, ragazzi, ci comparirà il casco insieme a quello antiproiettile e quindi non ci resta altro che andare a salvare questo completo, ragazzi. Ma prima di salvarlo, ragazzi, definitivamente ci voglio mettere anche il tubo da pilota. Comunque sia, salviamo il completo per sicurezza e a questo punto, una volta salvato il completo, andiamo a cercare i completi da pilota, ragazzi, sempre qua dal bancone. Dopodiché dovremmo recarci dentro il Knight, ragazzi, quello che c'è anche nella storia. Quindi, una volta che siamo all'interno del Knight, ragazzi, non ci resta altro che andare a selezionare il completo che stiamo facendo. E una volta selezionato il completo, regà, semplicemente usciamo dal Knight. E una volta fuori, regà, sbadabam, avremo fatto il nostro outfit moddato, ragazzi, in poco tempo, facile e veloce. Adesso lo salviamo una volta per tutte e una volta salvato avremo finito il glitch. Io spero che i miei video vi piacciono, regà, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete per far crescere questo canale e sbadabam, al prossimo video, buona visione, fringuelli.